siamo torinesi doc. E abbiamo iniziato a lavorare insieme 3 anni fa. Sì, perché il socio qui aveva in mente un varietà, che c'erano le ballerine. C'erano, poi stringi, e che, siamo rimasti noi due. E le ballerine hanno detto ciao ciao. Simo e Roby. Che oggi ormai viviamo in un mondo troppo pieno di stress, troppo frenetica la vita. È vero, bisognerebbe trovare il giusto equilibrio tra una vita spirituale e le cose più terrene di tutti i giorni. Come fanno in India? Ma dove lo trovi un clima indiano qua, scusa? Al ristorante. Tipo? Scusi, cameriere, sono un po' di fretta. Mi porta il menù del giorno, per favore? Buonasera. Benvenuto di Donati Indiano. Sì, buonasera. Buonasera. Benvenuto di Donati Indiano. Mandate Dino. Sì, grazie. Il menù del giorno, sono un po' di fretta, si può andare un po' veloce, grazie. Buonasera. Benvenuto di Donati Indiano. Mandate Dino Cupolo. Polo che prima era papala. Prima cocodrilo. Prima nonno. Sì, scusi, grazie, sai, ma sono un po' di fretta. Se mi porta... Buonasera. Benvenuto Nino Narignano. Andate Nino cucchieri, piccate, con bollo. Che prima era cocodrilo. Prima cocodrilo. Prima no. Grazie, gentilmente. Ho già finito la pausa pranzo. Il piatto del giorno, grazie, per favore. Buonasera. Buonanotte, va. Sono cose impreviste che possono succedere. Guarda, non parlami di imprevisti. L'altro giorno devo dire una cosa serissima alla mia fidanzata, eravamo al ristorante messicano, un imprevisto e non ce l'ho fatta a dirglielo. Tipo? Senti, selvaggia, la storia fra noi due va molto bene, però forse è meglio se ci prendiamo una pausa di riflessione. Ay l'amor, ay te quiero para mí. Se mi fa parlare con la mia fidanzata. È finito? Buonasera. Vabbè, dai. Simo Roby. Selvaggia. Ho visto che hai riso, eh? Sì, perché a me il filone ristoranti etnici devo dire che diverte sempre molto. Buonasera. Tra l'altro sono stata recentemente appunto a un messicano in cui più o meno è successo questo. Cioè il fidanzato non mi stava mollando. Però ora che lo so, quando butta male vado al messicano, insomma. Lo interrompo al momento giusto. Comunque a me divertite. Fate poco, ma quel poco che fate mi diverte molto. Diego Battantuono. È come quando si parla delle barzellette. Le barzellette a me non mi fanno mai ridere, però avevo un mio amico che era il genio della barzelletta, il Bistecca, che raccontava le barzellette in 18 secondi, 16. La vostra velocità è determinante per un risultato. Poi non so dai ristoranti a cosa potrete passare in futuro, ma comunque è veramente è efficace. E chiudiamo con uno che ha i capelli etnici, è quello di Paolo Ruffini. Buonasera ragazzi, scusa, ma dove hai imparato a fare l'indiano te? Ho frequentato un corso di un mese di inglese a Londra e hai imparato l'indiano. C'erano indiani, pakistani, libici. Pensavo per fare solo lo sketch. No. Sei andato a imparare, per imparare l'inglese e poi... Ho imparato l'accento indiano, sì. Beh, ragazzi, allora, comunque io vi posso dire una cosa. Se siete arrivati senza tante pretese, molto ritmo, tanta semplicità, e avete dimostrato che con una camicia, una maglietta si può essere dei comici veri. Ci avete fatto ridere, complimenti, bravissimi. Oh yeah. Grazie. Bravi, andate nel backstage. Grazie. Ciao.